Ciao ragazzi, oggi parlerò dell'emiola. L'emiola è una mutazione nella scansione ritmica che consiste nel passaggio da una suddivisione binaria ad una ternaria. Ad esempio, abbiamo due note con il punto che precedono tre note dello stesso valore senza punto o viceversa. L'effetto di mutazione è ben percepibile e questa emiola può avere anche la durata di una misura. Vediamo qualche esempio. Allora, se io ho due ottavi puntati, la regola dice, questo ce l'hanno insegnato fin dalle medie, è che il punto dopo una nota aumenta del metà del valore della nota stessa, però poi andando avanti negli anni si sintetizza e quindi diventa che un ottavo con un punto diventano 3/16. Quindi in questo caso abbiamo due ottavi puntati, quindi 3/16 più 3/16 abbiamo 6/16. E quindi questo è un andamento binario, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi queste 6 note precedono 3 ottavi, quindi una terzina di ottavi. Quindi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. E vediamolo sul tamburo come funziona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Quindi, ok? La canzone, il brano, il musical, chiamatela come volete, per antonomasia che esprime questa struttura ritmica, è West Side Story, che racchiude in sé questo concetto. Ascoltiamolo, questo brano, anzi un pezzettino. Ve lo faccio sul tamburo, solo a livello ritmico. Ok? Adesso rimettiamo dietro. Questa struttura ritmica della orchestra sulla batteria. Andiamo un attimo dietro. Ok, abbassiamo un attimo. Ok, allora, questa struttura ritmica è bellissima ed è stata messa a punto, inventata, pensata, scritta già nel 1300. Poi è stata ripresa da tanti autori nel corso degli anni, dei millenni, praticamente nel 600, nel 700, nell'800, i più famosi, Mozart, Beethoven, Schumann,
Brahms, tutti hanno adoperato questa struttura ritmica perché è bellissima e si sente proprio la grinta di questo passaggio. E praticamente nella storia della musica moderna l'esempio più lampante è quello di passare da un 6 ottavi a un 3 quarti, e ci sono tantissimi esempi. Quindi a questo punto non mi rimane che dirvi di provarla questa struttura e applicarla, ritrovatevi i brani che all'interno hanno questa struttura ritmica, perché è molto soddisfacente provarli, studiarli e portarli in giro per il mondo. E quindi con questa pillola io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao ciao!